ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere cosa c'è nel mio telefono. Come sapete, per Natale mi sono autoregalata l'iPhone 8 Plus con 264 giga, quindi adesso riesco a scaricare ed avere sul telefono qualche app in più rispetto a quando avevo l'iPhone 6 da solo 16 giga, che praticamente non mi teneva assolutamente niente. In realtà non ho scaricato tantissime app da quando ce l'ho soltanto da alcuni mesi, quindi ho aggiunto qualche app rispetto a quelle che avevo prima sull'iPhone 6, però voglio comunque trovare altre app carine da poter scaricare. Se ne avete da consigliarmi, scrivetemele qua sotto nell'info box. Adesso mi sono accorta che le lucine dietro non sono accese, vado subito a rimediare. Ok, le luci sono accese, quindi possiamo partire. Prima di farvi vedere quello che c'è all'interno del telefono, però voglio mostrarvi le cover che sto utilizzando adesso. Questa è quella che sto utilizzando proprio in queste ultime settimane, che è di Burda. Vi lascio il link di tutte le cover che vi faccio vedere qui sotto nell'info box. Questa azienda che realizza soltanto cover per iPhone e anche altri modelli tipo Samsung, se non sbaglio, comunque link qua sotto, mi ha mandato un bel po' di cover e quindi ci tengo a farvele vedere. Questa qua è appunto che sto utilizzando adesso ed è di questo colore azzurro rosa tutto sfumato con effetto tipo effetto marmo un po' crepato. Ce ne sono davvero di tantissime sul loro sito, molto molto belle. La prima che ho scelto è questa. E la cosa bella che ho apprezzato tantissimo è che ogni cover viene confezionata singolarmente all'interno della propria scatolina, che è questa, davvero molto bella. E all'interno, voilà, c'è la cover. Un'altra che ho scelto è questa, effetto marmo, il classico effetto marmo, anche questa mi piace molto. L'unica cosa un po' negativa, diciamo, di queste cover è che sono lucide, quindi tendono a scivolare, però sono realizzate davvero molto molto bene. Poi un'altra molto bella è questa, tutta rosa, le fantasie sono più o meno simili perché hanno tutte un po' l'effetto marmo disegnato. Questa è tutta rosa con appunto l'effetto marmo sul dorato, anche questa mi piace molto. Poi un'altra che mi piace tantissimo e che trovo super primaverile è questa, con questi colori bellissimi, fucsia, rosa, bianco, grigio, anche questa mi piace davvero tantissimo. Poi l'interno invece è semplicissimo, è bianco. Questa è l'ultima che ho scelto. Anche questa, sempre con questo effetto marmo, la prima parte è bianca, poi ci sono queste sfumature su lilla, blu, nero, viola. Mi piacciono molto come sono realizzate le loro fantasie, ce ne sono veramente tantissime, anche con gli animali. Io mi sono innamorata di tutte queste, come avete potuto vedere questo stile mi è piaciuto molto e quindi ho scelto queste. Inoltre un codice sconto per voi del 15% da utilizzare sul loro sito fino al 28 di febbraio ed è semplicemente GiadaFra. Vi lascio anche questo dettaglio qua sotto nell'info box. E poi su Instagram ci sarà un giveaway perché l'azienda mi ha dato la possibilità di aprire appunto un giveaway, quindi far vincere anche a una di voi, uno di voi, una cover. Le regole per partecipare le trovate su Instagram, perché in realtà il giveaway sarà su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, appunto mi trovate come GiadaFra91. Non so se la foto sarà già pubblicata, quindi il giveaway sarà già aperto il giorno che pubblicherò questo video, però seguitemi su Instagram per restare aggiornate. Detto questo, possiamo partire. Innanzitutto, visto che sicuramente me lo chiederete, lo sfondo l'ho scaricato su Pinterest. Se riesco a recuperare il link ve lo lascio qua sotto nell'info box. E anche lo sfondo del blocca schermo, questo con le ciglia, l'ho scaricato sempre su Pinterest e se non ricordo male è sempre dallo stesso account. Dopo un po' di interruzioni forse posso partire con il video. Partiamo dalla prima pagina, dove ho l'app messaggi, calendario, mappe, fotocamera, note, impostazioni, calcolatrice, che sono ovviamente le solite app che conosciamo tutti. Poi ho la cartella utilità, dove ho l'app musica, che però in realtà non ho quasi nessuna canzone scaricata sul telefono perché utilizzo Spotify. Poi ho l'app mail, meteo, l'Apple Store, watch, traduttore, che è fondamentale, lo utilizzo un sacco, iTunes, trova iPhone e trova amici, che invece sinceramente utilizzo un gran poco, se si può dire, praticamente non li utilizzo mai. Poi ho l'orologio, WhatsApp, lo utilizzo
utilizzo tantissimo, mando messaggi ormai soltanto con WhatsApp, non più con i messaggi normali, il telefono, e poi c'è la cartella social, dove ho ovviamente Instagram, se non mi seguite ancora mi trovate come GiadaFra91. Poi c'è la, ovviamente ho Facebook, però sinceramente non lo utilizzo più, Facebook soltanto il mio profilo personale, diciamo, non social, e è da diversi anni che non condivido più niente, Messenger sempre collegato a Facebook, Skype, anche questo ultimamente non lo sto più utilizzando, mi è capitato di utilizzarlo tanto quando ero in viaggio, quando viaggiavo solitamente utilizzavo Skype per mettermi in contatto con la mia famiglia, Snapchat, anche Snapchat è da un sacco di tempo che non praticamente non lo utilizzo, infatti come potete notare non ho neanche collegato il mio account nel cambiare telefono. Poi ho Depop, che è un'app per vendere i propri articoli, le cose che non si utilizzano più. Come ad esempio, guardate, adesso qua, ok, grazie, ho capito. Vediamo se ho ancora qualcosa in vendita. A proposito, avevo messo qualcosa in vendita tanti anni fa, alcune cose le avevo vendute, mi ero trovata anche bene. Però ultimamente, in quest'ultimo anno e mezzo, praticamente non la sto più utilizzando. Sono passate un po' di ore perché mi sono accorta di non aver menzionato alcune applicazioni. Vi dicevo che questo video l'ho fatto un po', stato interrotto un sacco di volte, quindi tra tutte queste interruzioni mi sono dimenticata di farvi vedere l'app, ovviamente di YouTube. Poteva non esserci YouTube come applicazione sul mio telefono, ovviamente no. Quindi se ancora non siete iscritte, iscrivetevi, anche se siete qua probabilmente siete iscritte. Comunque, ovviamente YouTube. Poi 21 Buttons. 21 Buttons è un'applicazione che serve per taggare tutti gli outfit, tutti i capi che ognuna di noi insomma indossa. Mi trovate come GiadaFra, è pubblico molto molto raramente, sono sincera, però voglio cercare di essere un pochettino più costante di pubblicare almeno una foto a settimana. Praticamente come funziona? Si pubblica la foto e si taggano tutti i singoli capi che poi mandano al sito ufficiale per poter fare l'acquisto, come ad esempio questo. Se cliccate sul pallino, ogni pallino corrisponde al capo, e ad esempio questo maglioncino che vedete in questa foto è di H&M, costa 19,99 euro, lo potete salvare nel vostro profilo, potete vedere anche come viene abbinato, quindi come lo indossano altre persone, e lo potete anche acquistare, quindi cliccando su visita al sito web e venite reindirizzati al sito appunto di H&M, e quindi potete fare l'acquisto. Tra l'altro adesso è scontato a 9,99 euro, ad esempio questo è uno, oppure mi avete chiesto in tantissime di questo su Instagram, di questo pigiamino con l'unicorno, questo è di Shein, e anche qua come potete vedere vi basta cliccare sul pallino e poterlo salvare oppure direttamente acquistare. E poi l'altra applicazione è Pinterest, anche Pinterest la utilizzo un sacco, è la mia fonte di ispirazione per quanto riguarda l'arredamento, cerco un sacco di cose, un sacco di idee per quanto riguarda appunto l'home decor, come arredare, come decorare la propria casa, visto che adesso sono proprio nel mood, cioè stiamo iniziando a sistemare casa definitivamente, e quindi insomma vado sempre a ricercare un sacco di idee, lo utilizzo anche per scaricare un sacco di cose per The Sims, è davvero fantastica, mi piace molto. Poi c'è la cartella fotografia, dove ho l'app Photoshop che utilizzo ogni tanto, non sempre, però davvero fatta bene. Poi c'è YouCam Makeup, questa mi capita di utilizzarla per magari andare a illuminare maggiormente gli occhi, per dare più, non so, più luminosità agli occhi, oppure mi capita di utilizzarla per magari togliere un po' di occhiaie, anche questa è bella. Poi c'è anche l'app Beauty Plus, che devo dire mi piace molto, vi faccio vedere come funziona. Ad esempio questa foto la posso modificare, una cosa che faccio molto spesso è sbiancare leggermente i denti, guardate, prima e dopo il risultato è molto più bello. Poi volendo anche qua si possono togliere le occhiaie, se va a impostare l'intensità, faccio sempre una cosa, se la utilizzo comunque leggera e naturale, poi vado semplicemente a salvare. Questo video non sa da fare, cioè non riesco, ho mille interruzioni e adesso è venuta qui Gioia di interrompere tutto, vero? Vediamo se ce la possiamo fare. Sto dicendo, ho l'app Retouch,
che mi piace molto. Questa è un'app a pagamento, se non sbaglio costa sotto i 3 euro, ed è fantastica perché si ha la possibilità di andare a rimuovere quelle cose che ci infastidiscono nelle foto, come ad esempio magari delle persone nello sfondo. Quante volte capita di essere in giro, scattare una foto ma avere un po' di persone nello sfondo e quindi la foto non piace tantissimo, semplicemente si vanno a rimuovere le persone oppure anche degli oggetti. Ad esempio in questa foto la cosa che un pochettino stona è la presa della corrente, quindi vado su rimozione oggetti, pennello, vado a evidenziare quello che voglio eliminare e poi semplicemente lo rimuovo. Guardate adesso la differenza senza presa, come la foto è ancora più bella. Mi piace molto questa app, la utilizzo davvero tanto. Poi c'è Focus Effect, che in realtà non la utilizzo molto, questa servirebbe per sfocare lo sfondo, cosa che però esce troppo evidente, cioè dietro è talmente sfocato e non è troppo precisa, quindi in realtà ce l'ho però non la utilizzo molto. Poi ho l'app Snapseed, che ha la possibilità, mi piace perché ha la possibilità di cambiare un sacco di filtri, sono un sacchissimo di filtri tra cui poter scegliere. Anche questa però la utilizzo ogni tanto. Poi ho InShot, questa serve per le storie che pubblico su Instagram Stories, quindi per avere la cornice oppure per modificarle maggiormente, come ad esempio se io vado su foto, prendiamo ancora la solita foto, qua posso stringere la cornice così di modo che posso adattarla perfettamente al formato delle Instagram Stories. Poi ho Brillar, questa è l'app che serve per far luccicare, come in questo caso ad esempio, i bracciali, anche questa è molto carina. Poi ho Canva, questa è da un po' che non la utilizzo, questa serve per, ricordiamolo più tardi, ok, per fare delle foto carine con delle scritte, e la cosa bella è che ci sono anche delle foto già preimpostate, quindi dove potete semplicemente prendere la scritta e inserirla sopra una vostra foto, però la utilizzo davvero poco. E l'ultima app nella cartella fotografia è Facetune 2, questa è gratuita però potete avere anche la versione a pagamento, e anche questa un po' funziona come le altre, quindi c'è la possibilità di ritoccare il viso, togliere un po' di occhiaie, magari delle piccole imperfezioni, se c'è un profumetto si può rimuovere, sbiancare i denti. Ogni tanto mi capita di utilizzare, poi ovviamente la cartella fotografia, dove ci sono tutte le mie foto, casa che non le utilizzo mai, YouTube Studio, no Joy perché mi rovini la maglietta e mi tiri tutti i fili, YouTube Studio invece è l'app collegata al mio account YouTube dove posso monitorare tutto, rispondere ai vostri commenti senza necessariamente aprire il video, posso vedere un po' le statistiche, gli iscritti, le visualizzazioni, i pagamenti, tutto quanto. Poi ho la cartella navigazione dove ho Gmail, Google Maps, Libro Mail, Safari, Google, che utilizzo, queste utilizzo praticamente tutte, non dico quasi tutti i giorni, ma praticamente sì, Libro Mail apro tutti i giorni, tantissime volte al giorno, Google Maps soltanto quando mi serve per la strada, e anche Safari la utilizzo davvero tutti i giorni. Poi nella seconda pagina ho i contatti, la cartella varie dove c'è la bussola, i miei vocali, insomma altre app che utilizzo, non utilizzo praticamente mai. Poi c'è FaceTime, l'app File, che anche questa non l'ho ancora utilizzata. Octoly è un'applicazione dove si ha la possibilità di iscriversi gratuitamente se si ha almeno 1000 iscritti su YouTube e se non sbaglio 10.000 su Instagram, e vi dà la possibilità di ricevere dei prodotti gratuitamente. Praticamente quest'app vi mette in contatto con le aziende e poi le aziende decidono se mandarvi o meno il prodotto che c'è sull'applicazione. Partite con un massimo di 5 crediti, ogni volta che scegliete un prodotto, scegliete di recensire un prodotto, vi tolgono il credito, nel momento che pubblicate la recensione vi ridanno un altro credito. Io la utilizzo ormai da diversi mesi e devo dire che mi ci trovo molto bene, anche perché ho avuto la possibilità di provare prodotti di brand che non avevo mai provato, come ad esempio MAC, Glam Glow, Mercy Andy, ce ne sono davvero tantissimi brand, Aveda, poi che altro, Estée Lauder, insomma davvero tantissimi brand molto molto buoni di qualità. Quindi se avete insomma dei buoni seguaci su Instagram e volete provare, vi consiglio di scaricarla. Poi l'app della Wind, ovviamente per il mio operatore, il Meteo,
utilizzo tantissimo il meteo, Shazam, anche questa mi capita di utilizzarla quando voglio riconoscere una canzone che sento alla radio che mi piace, PayPal, che la utilizzo per monitorare i pagamenti, faccio un sacco di acquisti su online, utilizzo sempre il mio conto PayPal, Spotify, come vi dicevo, la utilizzo praticamente sempre in macchina quando voglio ascoltare la musica, per esempio stavo ascoltando Le luci della città di Coez, che mi piace tantissimo. Poi è TV Time. TV Time è un'app che mi sta piacendo molto. Praticamente, se siete fissati come me con le serie TV, questa è l'app che fa per voi, perché praticamente dovete andare ad inserire la serie TV che state guardando, la puntata che avete visto, così poi vi ricorderà prossimamente quale puntata dovete guardare, come ad esempio Grey's Anatomy oppure Le regole del delitto perfetto, che è bellissima, se non l'avete mai vista ve la consiglio, mi piace un sacco, quindi vi dice quale puntata dovete guardare, ad esempio delle regole del delitto perfetto devo guardare la 10ª puntata della 4ª stagione, insomma molto carina. Poi la cartella produttività, dove ho altre cose praticamente che non utilizzo mai, come iMovie, video, insomma tutte queste cose. iMovie tra l'altro sull'iPhone 6 non l'avevo, invece qua sì, però non l'ho mai utilizzata, serve per montare dei piccoli video, ed è solo per iPhone. Poi ho l'app Lake, che, ah sì, questa serve, c'è un'app per colorare ogni tanto, mi piace se non ho niente da fare, se voglio un po' distrarmi, mettermi e colorare un pochettino di disegni, carina. Poi ho Dropbox, ovviamente, per trasmettere le fotografie dal computer al telefono e viceversa. Poi ho la cartella giochi, dove al momento ho soltanto 3 giochi. Questo è tipo Candy Crush, una cosa del genere. E sono arrivata a livello 24, praticamente bisogna eliminare, insomma, i blocchi degli stessi colori. Praticamente questa è la funzione del gioco. Poi 4 immagini, anche questa è divertente, praticamente avete 4 immagini che hanno qualcosa in comune e voi tramite le letterine che ci sono qua sotto dovete insomma trovare la parola giusta. Poi vero o falso, questa piace tantissimo a me e Ste, ci sono delle domande, siamo arrivati al livello 46, adesso non lo apro, però praticamente c'è una domanda su qualsiasi argomento, dallo sport al beauty ai film, serie TV, insomma, davvero di tutto e di più, cultura di tutto, e c'è la risposta semplicemente vero o falso, poi man mano che rispondete correttamente andate avanti di livelli, carina, ci piace molto. Poi ovviamente ho la cartella shopping, dove ho Bershka, Zara, Asos, Amazon la utilizzo tantissimo, Lalalab è un'app molto molto carina, che serve per stampare le proprie fotografie, ad esempio avete la possibilità di stampare i calendari personalizzati con le vostre foto, oppure le decorazioni da parete, come ad esempio il poster, questo l'ho fatto con la cornice ed è davvero molto bello. Poi potete fare delle tele oppure anche delle stampe tipo effetto polaroid, come adesso non si vede, però li ho dietro lì sulla scrivania, vintage. Poi ci sono i fotolibri, le calamite, insomma un sacco di personalizzazioni con le vostre fotografie. E tra l'altro vi lascio, visto che me lo chiedete tantissime volte, vi lascio questo sconto, praticamente con questo codicino avete la possibilità di ricevere 5 euro di sconto sul vostro primo ordine, e anche voi di conseguenza poi una volta che effettuate l'ordine vi danno un codice sconto che potete condividere con i vostri amici, così in modo da poter guadagnare voi 5 euro e anche i vostri amici però avere uno sconto di 5 euro sul loro primo ordine. Molto molto interessante questa cosa. E poi ovviamente anche H&M non poteva mancare. Poi ho scaricato proprio oggi l'app preview, perché voglio, ultimamente il mio profilo Instagram non mi sta piacendo molto, perché mi sembra un po' caotico, non so come dire, alcune foto secondo me stanno meglio vicino ad altre, quindi con l'app preview ho scoperto che c'è la possibilità di decidere come impostare e collocare le vostre foto, però non potete modificare quelle già pubblicate, ma potete però decidere come pubblicare le successive, quindi come impostare le foto che andrete a pubblicare successivamente. La trovo una cosa molto
molto carina. Quindi in sostanza questo è quello che ho sul mio telefono, perché poi non ho altro, come avete visto non ho tantissime app, nel frattempo la batteria si sta scaricando e devo anche muovermi perché devo andare via. Comunque poi sicuramente, visto che me lo chiederete, queste app che trovate qui sotto, Google, foto, fotografia e mail in uno stile un po' diverso, queste le avevo scaricate ancora quando avevo l'iPhone 4 con l'app oddio, non mi ricordo come si chiama, magari se me ne ricordo vi lascio il link qua sotto nell'info box. Era sempre un'applicazione, però ora mi sfugge completamente il nome. Quella serviva per, interrompo intanto la registrazione, quella serviva per appunto avere queste icone un po' più carine, più kawaii, più dolci, insomma, da inserire sul telefono. L'unica cosa negativa è che prima di aprire la vera applicazione si deve connettere un attimo a internet e poi aprire l'applicazione. Quindi le ho messe soltanto, le ho lasciate soltanto nella barra principale, che sono poi quelle che utilizzo un pochettino di più. E nulla, vi ho fatto vedere tutte le app che ho al momento sul mio telefono. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un bel like ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Io e Gioia vi mandiamo un bacione grandissimo, vero? Un bacione grande grande grande, e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!